Allora, io ho conosciuto Giulio Carlo Argan quando ero ancora un giovane storico dell'arte, nonché giornalista a quell'epoca, e lavoravo per Panorama e intervistavo in varie occasioni storici dell'arte di chiara fama, italiani e stranieri. A quell'epoca mi ricordo, parlai con Ernst Gombrich di Giulio Romano, con John Pope Hennessy della pittura senese del 400, con Federico Zeri della scultura lombarda del Cinquecento e con Giovanni Urbani del restauro dell'Istituto, allora dell'Istituto Centrale per il Restauro, ed erano sempre occasioni di grande intensità, di grande emozione per me. Tutti questi personaggi avevano attitudini diverse nei confronti del giornalismo, nei confronti appunto soprattutto dei giovani. C'era chi, come Zeri, amava insultare i colleghi, avere un atteggiamento burbero, molto fintamente arrogante, direi. C'era chi invece, con grande aplomb britannico, aveva un atteggiamento distante dalle cose, come John Pope Hennessy o Ernst Gombrich. E poi c'era lui, c'era Giulio Carlo Argan, che aveva invece un atteggiamento completamente differente nei confronti di chi lo cercava e di chi lo cercava di incontrarlo. Prima di tutto ricordo che rispondeva lui al telefono personalmente e ogni volta era questa bella voce che aveva un tono accogliente, un tono felice. Vieni a trovarmi, Ludovico, vieni che parliamo di tante cose. E ricordo la prima volta, per me una grande emozione, arrivare a Via Dandolo, l'appartamento dove appunto Argan abitava. Erano gli ultimi anni Ottanta, quindi il professore aveva già un'età piuttosto rispettabile, ma era assolutamente lucidissimo. Mi ricordo questo appartamento di Monteverde, un appartamento con tanti quadri astratti, mobili comodi, non particolarmente lussuoso, che aveva mantenuto quel sapore austero dei torinesi a Roma. E lui riceveva in un piccolo salottino della sua casa, un salottino con delle poltroncine molto semplice, ma quello che era straordinario era la lucidità del suo discorso. Argan non aveva mai una parola di più né una parola di meno. Aveva un modo di parlare che potrei definire illuminista. Mi sembrava di parlare con Diderot, con D'Alembert, con i personaggi dei salotti francesi del Settecento. Spaziava da un argomento all'altro senza mai ombra di indecisione o di incertezza. Mi ricordo uno degli ultimi incontri. Credo che abbiamo avuto tre o quattro incontri lunghi, non aveva mai la sensazione di avere fretta, non metteva mai l'interlocutore in posizioni difficili o scomode. Sembrava di avere tutto il tempo del mondo, il tempo di ascoltare e di rispondere alle domande con una grazia e una precisione che non ho mai più ritrovato in nessun altro interlocutore. Ricordo l'ultimo incontro, quello che purtroppo anticipò di pochi mesi la scomparsa di Giulio Carlo Argan. Andai da lui per parlare di Michelangelo Architetto, l'ultimo libro che aveva realizzato insieme a Bruno Contardi, il suo aiutante di campo allora, poi sovrintendente, anche lui scomparso purtroppo prematuramente. Un grande libro di Electa con una copertina molto elegante, con un disegno di Michelangelo, mi pare forse la Biblioteca di San Lorenzo o qualcosa del genere. E ricordo che lui parlò tantissimo in quell'occasione, parlò di molte cose, parlò del suo pensiero su Michelangelo, parlò di questo rapporto tra Michelangelo e l'architettura, che era totalmente diverso rispetto alla scultura o alla pittura, di questo lato più segreto, meno ovvio del grande artista toscano. Ma parlò anche di politica, parlò
parlò di Roma, parlò della storia, del tempo, del disegno, dell'architettura, dello spazio. E mi disse delle cose assolutamente illuminanti, ricordo, per me, giovane storico dell'arte, che aveva ancora forse qualche indecisione sul suo futuro, che poi andrà in tutt'altra direzione. Io non mi occuperò più di Rinascimento e andrò appunto verso l'arte contemporanea, che è attualmente la mia attività. Però devo dire che ricordo con nostalgia questi incontri, soprattutto ricordo con nostalgia gli incontri con persone di quella statura, di quella qualità. Ne avevo avuti altri in passato, ancora prima di quelli con i soci dell'arte, quando ero ancora molto, molto, molto più giovane. E questa qualità dell'interlocutore, questa attitudine all'ascolto, questa assenza di fretta, di frenesia, di ansia, che oggi si trovano sempre con le persone con cui si dialoga, con cui si parla, era qualcosa che dava una sensazione di grande equilibrio, di grande serenità, di avere un baricentro fisico, ma anche intellettuale e forse anche politico, molto, molto forte. Allora questi personaggi non si muovevano verso gli altri, ma erano gli altri che andavano verso di loro, e venivano ricevuti da personaggi come appunto Argan, che avevano l'attitudine all'ascolto, che è quella dei grandi re, degli imperatori, immagino dei papi o dei cardinali, delle persone che non hanno bisogno di dimostrare mai nulla, ma che sono e basta. Oggi questa categoria non esiste più. Oggi le persone devono sempre dimostrare qualcosa, devono sempre in qualche modo esporsi, devono vivere in superficie, perché probabilmente non conoscono più né lo spazio né il tempo della profondità. Sono così i politici, i presentatori, purtroppo anche gli intellettuali, sono così gli attori, i registi, i filosofi, i letterati, gli scrittori. Allora erano diversi, appartenevano ad una sorta di razza eletta, ma che non era eletta per censo o per posizione economica, ma era eletta per consapevolezza. Era questo quello che si avvertiva quando incontravi personaggi come Argan. Un'enorme consapevolezza, indistruttibile, cristallina, come quella che può avere un cristallo di quarzo o un minerale talmente trasparente da essere durissimo, come un diamante. Argan aveva uno sguardo molto penetrante, ricordo, uno sguardo che metteva sempre a suo agio però l'interlocutore, non era uno sguardo indagatore, né uno sguardo in qualche modo malandrino, ma era uno sguardo accogliente e sereno, come di un grande maestro, di qualcuno che abbia sempre la parola giusta per il suo interlocutore. C'eri tu davanti a lui, non c'era nessun altro, nient'altro, né cellulari, né BlackBerry, né iPhone, né orologi, né televisioni, né radio, né computer. Tutto questo non c'era allora. Il tempo aveva una circolarità diversa, le parole lo avvolgevano, lo riempivano, lo rendevano prezioso.